Ecco qui la signora Nicolina, vuole dire lei quanti anni ha? Già non mi ricordo più neanche io. 104. 1918, incredibile. E vive ad Ostia Antica. Ostia Antica, sì. E qui si viene a mangiare la pasta alle telline? Tutti no. I nipoti, i figli. Ci sta i nipoti, la figlia, la nipote, i pronipoti, insomma, complimenti. Grazie tante. Non la voglio stancare troppo, grazie. Eccoci qui, un altro Bruno alla sagra, presentati. La presento. Sono Bruno Giuseppe, quindi faccio lo chef di professione e sono qui a dare una mano alla sagra delle linee e ad Ostia soprattutto. Siamo al secondo giorno, tutto bene, siamo sui 450 kg di telline. E tu ci fai sempre il resoconto. Il resoconto sono io, spurgate con acqua di mare, quindi sì. Tranquillo, quindi il risultato è sicuro. Perché la cosa importante è l'acqua di mare, come sappiate, perché è l'habitat naturale per togliere la sabbia, perché la tellina se viene anche cucinata bene, ma la sabbia non ha lo stesso risultato. Ogni tanto un po' di sabbia si può trovare. Si può trovare perché molte volte sono fresche, quindi non abbiamo nemmeno il tempo materiale di spurgarle bene. Ecco qua, la verità. Diciamo che la se verità. Fosse trovate sabbia è perché non c'è stato il tempo. Non c'è stato, è anche perché la tellina è molto fresca, quindi è molto fresca. Recente, non ha avuto ieri tempo ne sono arrivati 4 quintali. 4 quintali, oggi altri 4 quintali, quindi siamo a buon ritmo. Il mare ci sta, il tempo ci sta. Anzi, quest'anno è proprio di ottima qualità la tellina. Sì, perché poi ieri sera a luna di notte vedevo le barche uscire per andare a prendere le nostre telline. Esatto, okay. Esatto. Grazie a tutti e spero di vedervi qui in abbondanza, come le telline. Che è Covid free, chi è parente, chi è marito e moglie, fidanzato, padre e figlio, come volete, e chi insomma se la sente, chi vuole aderire a questo flash mob, ci scambieremo un bacio e in verità poco fru fru, ma molto nel segno della pace. E soprattutto ai luoghi dove in questo momento, luoghi del mondo, dove in questo momento di pace non ne hanno e non ne hanno da troppo tempo. Contiamo, facciamo il countdown, come dice Lisa. Mani, proprio qui, davanti a noi. Quando parto, mi raccomando, connettetevi, presenti alla persona che avete a fianco e se vi va, però questa cosa qua è importantissima in questo momento. Cominciamo? 5, 4, 3, 2, 1. Bacio pure a te. Sorella. Ma quanto è bello. Vi siete baciati perché io mi sto baciando in Lisa. Guardate che fila oggi. Fa bene a te, fa bene a me, me. Mi parlavi male del colesterolo e del diabete. Sono dei nemici che godono chiudere le vene. Alla sera pochi carboidrati, con i fagioli sono esagerati. Vita se pia sembrava pizzicata. E invece no, bam! Io stavo aspettando che partisse la base, cioè ho fatto tutta sta cosa. Ok, un applauso alla nostra regia! In un attimo il cielo si è fatto di carbone, le onde contro gli scogli e toniche emozioni, fra l'orizzonte e il faro che illumina le onde, un lampo squarcia il cielo e il buio ci confonde. Certi uomini, questi uomini, per cielo, mare e la terra, questi uomini, certi uomini ci fanno disperare. Thank you.
saremo insieme qui. Facciamo un fortissimo applauso ai nostri ballerini. Bravi ragazzi. Questa vita è una ruleta che gira sin parar. Io non so se tu, io non so se io, come sarà il finale. Decida vida mía en lo que sentimos. Mañana, yo no sé.